come ogni mercoledì in collaborazione con Confindustria, con i commenti di Francesco Del Zio, con noi a Roma, via a Il Post in Fabbrica, la finestra aperta sull'Italia della manifattura. Siamo, ripetiamolo perché tanti se lo dimenticano, semplicemente non l'hanno mai sentito, la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Ce la giochiamo noi con la Germania, in tanti settori li battiamo. Nonostante questo abbiamo uno storico deficit, un'incapacità di mettere insieme le aziende, come i nostri ospiti di oggi, con chi cerca lavoro. E per questo esiste Il Post in Fabbrica. Il nostro ospite è l'ingegnere Antonino Giustiniani, amministratore delegato di una storica azienda del settore tessile, il gruppo Martinetto. Siamo in Piemonte, a Torino. Ingegnere, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Antonino Giustiniani e buongiorno a Francesco Del Zio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Francesco, facciamo una cosa che non facciamo mai: presentaci tu il settore di cui questa mattina ci occupiamo, dando anche qualche dato ai nostri ascoltatori. Beh, in realtà nessuno meglio del nostro ospite può raccontare questo settore. Siamo nel mondo del tessile. Il mondo del tessile è un mondo molto ampio, ne abbiamo parlato varie volte in realtà in trasmissione. È un mondo nel quale l'Italia è leader nel mondo. Il nostro ospite ci racconterà anche di un passaggio generazionale, che è quello che sta vivendo il loro gruppo e che rappresenta un modello per moltissime aziende italiane, è vero? Sì, buongiorno. Noi siamo in questo momento al passaggio alla terza generazione, perché il gruppo nasce nel 1961 per via del suo fondatore e della moglie, il commendator Filiberto Martinetto, classe 36, e la moglie Franca Biel. E poi parte con un telaio e dopo 57 anni di storia oggi arriva ad avere 600 telai in produzione, 30 milioni di euro di fatturato, 160 dipendenti e con il supporto della seconda generazione, quindi con le figlie Barbara, Roberta e Antonella e con il genero Claudio Paganini, è arrivato a queste dimensioni e da gennaio 2017 è entrata la terza generazione. Quindi è una fase molto delicata che stiamo gestendo in maniera accurata. Come? Perché questo è istruttivo, prima di Abbiamo fatto un'operazione di questo tipo. Descrivo prima un attimo il gruppo perché così si comprende poi il passaggio che abbiamo fatto. Il gruppo è costituito da 8 aziende. La Filmar, aziende che sono localizzate nella provincia di Torino, in particolare a Caselle, le più importanti. La Filmar, che produce nastri per il settore dell'arredamento, bende medicali per gli ospedali e i settori anche privati, e poi nastri speciali in fibre speciali quali Kevlar, fibre aramidiche e fibre di vetro. Poi abbiamo la Remmert, che invece è nel settore della confezione e dell'abbigliamento e produce nastri, tessuti jacquard, elastici ed etichette. Ci dia solo è molto tecnico tutto questo, per chi ci ascolta sì. Può capire, ci si perde facilmente. Magari ci dà dopo i nomi delle 8 aziende, ma quello che chiedeva Francesco, che è cruciale per tanti imprenditori anche che ci ascoltano in questo momento, è capire che cosa ha fatto la famiglia. Sì, la famiglia, diciamo, alla fine del 2016 ha deciso questo processo importante, il passaggio alla terza generazione, ha deciso di dotarsi di un manager esterno, che poi la figura che ha scelto sono io, e di mettere insieme le 8 aziende sotto un unico cappello, che è appunto la capogruppo, la Martinetto Gruppo, che è nata ad aprile del 2017, dove ha conferito immobili e partecipazione, e si è data una governance chiara con questo cappello per definire quindi in questo modo il controllo del gruppo in modo chiaro per il proseguo e per il futuro. Abbiamo spiegato molto bene. Guardate che non è facile. Però è stata un'operazione direi molto delicata. Pierluigi e Fulvio, parliamone un minuto. È molto importante ricorrere a manager esterni. Molte aziende italiane nate negli anni 60, è stato il momento del boom economico, no? Anche per l'impresa italiana, oggi rischiano di morire, diciamolo, tocchiamo ferro tutti. Perché? Perché non c'è un'adeguata governance del passaggio generazionale. Ricorrere a manager esterni, la famiglia che diventa azionista, sulla base del modello anglosassone, questi sono concetti chiave. Se vogliamo anche formare le nuove generazioni a ruoli diversi da quello del semplice imprenditore duro e puro. Fulvio, Pierluigi, sono messaggi chiave per il nostro sistema imprenditoriale. Hai perfettamente ragione, tant'è che questa riflessione del zio mi spinge a fare una domanda personale ad Antonino Giustiniani. Come è stato accolto? Nel senso che immagino che entrare in un'azienda che ha un know-how familiare
che ha delle regole magari insomma che si sono, come dire, che sono maturate negli anni e che appunto, come diceva del zio, molte aziende fanno fatica a rivoluzionare, a cambiare. Nel suo caso è entrato in punta di piedi, a gamba tesa, com'è andata? Ma allora io devo dire che il fondatore, il commendatore Martinetto, lo conosco da 6 anni. Poi in questo percorso, diciamo, di avvicinamento ho conosciuto successivamente le figlie. È evidente che in una realtà così importante, con una storia così importante, molto radicata anche nel territorio, è assolutamente necessario entrare in punta di piedi, no? E poi pian pianino muoversi portando avanti poi quelle che sono le idee e la visione che uno poi vuole realizzare per il futuro. Ma sicuramente è un percorso delicato che richiede una certa sensibilità. Conoscersi, fidarsi, affidarsi. Esatto. Questa è diciamo procedura. Che per l'imprenditore affidarsi a una figura esterna è comunque difficile. Un passaggio molto, molto delicato, perché l'imprenditore comunque nella sua azienda è il certo. Monarca assoluto, no? Quindi è evidente che questo passaggio, però è un passaggio anche molto lungimirante. Devo dire che il nostro presidente è sicuramente una figura molto lungimirante. Stiamo parlando di un paese, l'Italia, che è fatto di imprese come oggi la Martinetto, le 8 che lei prima ci stava elencando. Quindi questo è un tema cruciale per migliaia e migliaia, decine di migliaia di lavoratori. Ora, prima di entrare nello specifico, c'è un altro passaggio, l'abbiamo solo sfiorato nel salutarla, ingegnere. Vogliamo ripetere a chi ci ascolta: stiamo parlando di un settore che è italianissimo, che ha una storia mostruosa, incredibile, meravigliosa. Siamo una potenza nel settore, non lo sa nessuno. Esatto. Ma allora, io così volevo dare qualche numero perché per far capire un attimo anche l'importanza del settore tessile in Italia. Allora, in Italia la manifattura tessile intanto è la seconda manifattura d'Italia, la prima lo sappiamo tutti è la metalmeccanica. Operano 700 lavoratori nel settore tessile italiano e circa 70.000 aziende. Quindi questo ci fa capire quanto pesa il settore tessile sull'economia italiana e sul PIL italiano. Teniamo conto che ha una grandissima vocazione all'export, e poi quando tutti parlano di Made in Italy, il Made in Italy non è solo nell'alimentare o in prodotti tra virgolette più noti, ma il Made in Italy, voglio dire, sui nostri prodotti abbiamo dei marchi fantastici, abbiamo dei prodotti bellissimi, e quindi il tessile è sicuramente uno dei rappresentanti importanti del Made in Italy. Mi perdoni, ma la domanda viene naturale, siccome noi tra poco avremo il leader del Movimento 5 Stelle Di Maio, domani la Boldrini, venerdì Renzi, al mondo politico voi come industria tessile che cosa inoltrate come questione? Ma guardi, io adesso ci sono due aspetti che sono fondamentali. In Italia si parla molto di formazione, si parla molto di avvicinamento del sistema formativo alle esigenze delle aziende. Io porto due esempi molto concreti. Noi cerchiamo periti tessili e ingegneri tessili. Ecco, il corso di ingegneria tessile a Politecnico di Torino non è stato possibile portarlo avanti per assenza di o per carenza di partecipanti. A Torino sempre c'era l'Istituto Guarella che sfornava degli ottimi periti tessili, di cui alcuni li abbiamo in azienda, e oggi questa formazione non c'è più. Questo fa capire quanto, da un lato, 700.000 lavoratori e quindi opportunità di turnover, di ricambio, di posti di lavoro, e dall'altra parte sicuramente c'è un'assenza di skill, utili utili alle tipologie di aziende che operano in Italia nel tessile. Siamo arrivati al momento del profilo tipo del dipendente del gruppo Martinetto, redatto da Balsamo, che è un collaboratore di Confindustria, e noi tentiamo di capire ovviamente quali sono gli ingredienti che servono per poter lavorare con questo gruppo. Sì, io devo fare una premessa doverosa come sempre: aver lavorato per decenni nel mondo dell'impresa ormai e poi essere costretto a leggere queste cose, insomma, fa un effetto molto particolare, ma mi presto volentieri. Giustiniani, le chiediamo scusa in anticipo. Sì, e se vuole si dissoci. No, assolutamente. Bene. Allora, quali attitudini deve avere un giovane che vuole lavorare nell'industria tessile? La prima: le fibre non le mangia né consuma, ma le sa produrre. Giuliani, ti prego, commenta. Fin qua. Ho sentito di peggio, però. Ecco, infatti, il peggio viene dopo, come sempre. Si impegna a nastro, come dicono a Torino, ma anche a Roma in realtà. Vuole fare un lavoro bello figo, ma per fortuna non canta.
Questa non l'abbiamo capita. Il riferimento è a Bello Figu, sì, che è un cantante, che come sai diciamo che è un rapper che ha avuto uno scontro formidabile con Alessandra Mussolini, dalla vostra parte è diventato, diciamo così, un grazie Pigi, facevo finta di non capire, ma va bene. Beh, no, però, per il pubblico lo spieghiamo, sì. Vado avanti. Ha una vaga idea di cosa sia il Kevlar, non un raro piatto di pesce islandese, ma una fibra 5 volte più resistente dell'acciaio. Ecco, questa è molto bella, devo dire. Ecco, e l'ultima è la migliore di tutte: sa come farsi filare. Filare. Ingegner Giustiniani, filare. A lei. Sì, allora, noi direi che fondamentalmente diciamo che in queste 5 figure, sì, sicuramente ci possiamo riconoscere, soprattutto nell'ultima, sa come farsi filare, mi sembra la più simpatica, no? E anche la più adatta allo scopo e alla nostra mattinata insieme. Qui bisogna far capire a ragazzi e meno ragazzi, ovviamente, perché non ci sono termini di età, giusto? Certo, nella vostra assolutamente ricerca, no. Questo lo vogliamo sottolineare, la possibilità che in questo momento Martinetto sta offrendo. Parliamo di un numero preciso. Ma allora guardi, noi nei prossimi 2 anni pensiamo di poter arrivare a inserire in tutto il gruppo 10 unità. Okay. Un 70% sicuramente nell'area produttiva, quindi mi riferisco ai periti tessili, che poi sicuramente faremo fatica a trovare, quindi poi ci dovremo accontentare dei periti meccanici o chimici, e un 30% invece di figure, come possiamo dire, con un titolo di studio più alto e quindi laureati. Anche lì gli ingegneri tessili in Italia sarà molto difficile trovarli, e quindi ci accontenteremo di ingegneri chimici o ingegneri meccanici o energetici. Cioè, come... adattate praticamente. Esatto, esatto. Quindi ci sta dicendo l'ingegnere sostanzialmente che un perito tessile, un ingegnere tessile che in questo momento vada su www.unimpiego.it/il posto in fabbrica. Ah, noi inserisca... lo chiamiamo domani mattina per, esatto, un colloquio. Avete sentito? No, adesso non è una battuta, eh? Non è una battuta, assolutamente. Se voi scrivete Brugnoli... oggi, domani vi chiamano. Però Brugnoli, che sempre ci ascolta, è vicepresidente di Confindustria, fa notare giustamente una frase che lei ha appena pronunciato. Io sono d'accordo, pazzesco che si deve accontentare. Cioè, sentire un imprenditore, anzi un ingegnere in questo caso, a capo di un gruppo così importante come Martinetto, dire che bisogna accontentarsi, la dice lunga rispetto a, diciamo, le risorse umane e anche la qualità delle risorse in questo settore, Giustiniani, o no? Sì, ma secondo me è un problema anche culturale. Cioè, io ritengo che forse, come dicevamo prima, il tessile in Italia ha una considerazione non adeguata. Probabilmente non c'è nemmeno la percezione di quanto pesa nell'economia italiana, e quindi lì secondo me dobbiamo un po' tutti lavorare nel dare il giusto risalto a questa attività manifatturiera, che è sicuramente una delle più storiche ed è una delle realtà più importanti. Francesco e Pierluigi ci chiede giustamente, Antonio da Roma, o Antonella, riguardo al profilo di chi vuole lavorare per Martinetto, ma scusate, non deve avere la stoffa? Ha ragione. Questo è secondo me una condizione necessaria, cioè la si dà per scontata, direi, no? Abbiamo preso una deriva dalla quale non usciremo più, questo è chiaro. Torniamo seri per dire che nel mondo tessile abbiamo sentito quanta produzione di PIL e quanta occupazione fa oggi in Italia il mondo tessile. Una figura su due è introvabile, una figura professionale su due. Allora qui dobbiamo fare, secondo me, un grande appello alla politica, che purtroppo si disinteressa totalmente di questo tema, perché se le aziende non riescono a trovare i loro profili professionali, questo dipende moltissimo dal mondo della formazione italiana. Aver smantellato la formazione professionale in Italia, sia a livello di scuole superiori sia a livello di università, è stato un delitto di proporzioni incredibili, considerando che il nostro sistema manifatturiero, il secondo in Europa, si abbeverà di quelle figure professionali, e considerato che ci sono centinaia di migliaia di ragazzi che non vogliono e non possono laurearsi, che vogliono fare altro nella vita, che vogliono valorizzare altro tipo di skills e di competenze, e che oggi non hanno un luogo dell'essere, non riescono a formarsi, non sanno cosa fare. Questo bellissimo è un delitto. Questo editoriale di Francesco Del Zio, che in poche parole ha descritto qual è la condizione nel nostro paese. Giustiniani, da questo punto di vista la politica l'abbiamo capito che, insomma, è un po' sorda in materia, ma l'impresa cosa può fare per sensibilizzare la politica? Ma io credo che già trasmissioni come queste, no, sono importantissime, perché comunque hanno un
bacino di ascoltatori importante, quindi sicuramente questa è già un'iniziativa che permette di far conoscere meglio la realtà industriale italiana e quindi anche la realtà tessile. Poi credo che probabilmente le aziende dovremmo, noi cioè gli imprenditori dovremmo più avvicinarci alla scuola e portare di più le nostre esperienze. Noi per esempio come gruppo oggi collaboriamo con il Politecnico di Torino e ad esempio noi in questo momento abbiamo un tesista che sta facendo una tesi appunto in azienda, che è un laureando in ingegneria energetica e sta facendo uno studio per un piano di riqualificazione energetica di uno degli stabilimenti dell'azienda, che è la Remmer, e questo per esempio è un percorso che potrebbe anche magari far ripartire quel famoso corso di ingegneria tessile, no? Se riuscissimo ad avvicinare più aziende tessile alle università, quindi sicuramente anche che noi dobbiamo fare la nostra parte. Ingegnere, io però abbiamo sentito l'appello alla politica, condivisibilissimo, ci mancherebbe, del resto è un po' lo spirito ultimo di questa rubrica, però io voglio parlare delle famiglie, perché la politica va benissimo, il solito discorso, sì. No? C'è sempre qualcuno che è responsabile, però mamma e papà che cosa dicono ai nostri ragazzi? È possibile che mandiamo deserto un corso di ingegneria tessile a Torino, in Piemonte, con la storia del tessile, chiunque abbia un minimo di conoscenza sa di che cosa sto parlando, e allora vuol dire che noi non sappiamo neanche a casa dire ai nostri ragazzi che cosa conviene fare per il loro futuro? Ma guardi, io le rispondo con un esempio concreto e una considerazione. Parto dalla considerazione. Noi dobbiamo uscire un po' dalle mode. Cioè, quando diamo dei suggerimenti, in questo caso dico noi adulti, a dei giovani che si approcciano il percorso di studio e poi il percorso del lavoro, dobbiamo anche dargli dei dati su quelle che sono poi le opportunità di lavoro. Perché purtroppo oggi non tutti possono, tra virgolette, permettersi di fare gli studi che piacciono, ma devono essere anche un po' mirati verso delle opportunità concrete di lavoro. E poi faccio un secondo esempio concreto che abbiamo in azienda. Noi abbiamo inserito a gennaio del 2017 un ingegnere chimico in firma, che è un ragazzo che ha fatto la triennale a Palermo come ingegneria chimica, appunto, poi è venuto a Torino, quindi da solo, ha preso la sua borsa, è venuto a Torino, ha fatto la magistrale in ingegneria chimica, io l'ho conosciuto durante il percorso della tesi, sono stato il suo tutor, e poi noi, si è laureato a dicembre e a gennaio è già entrato nel gruppo e oggi è un anno che lavora con ottimo profitto nella nostra realtà industriale. Quindi voglio dire, ci sono degli esempi dove un po' di voglia di uscire di casa possono portare rapidamente a inserirsi nel mondo del lavoro e poi potersi costruire un futuro con una certa solidità. Allora, c'è una nostra ascoltatrice, Marina, che scrive: a Como esiste l'Istituto Tecnico Paolo Varcano, che prepara in modo eccellente periti tessili e chimici. Invito a contattare la scuola, che già sta mettendo in contatto i diplomando con il mondo del lavoro. Allora, prendendo spunto da questo messaggio e dalla domanda che le ha fatto il mio collega Fulvio Giuliani, le chiedo: si appelli ai genitori che in questo momento sono all'ascolto di RTL 102.5 e dica loro anche, insomma, i suoi consigli, i suoi suggerimenti per far sì che i loro figli possano investire su questo settore. Ma guardi, io dare sempre dei suggerimenti non è facile, quindi io preferisco sempre dare dei suggerimenti con dei dati. Con dei dati e soprattutto anche con degli esempi concreti. Facciamo un ragionamento molto semplice: se in Italia ci sono 700.000 lavoratori che lavorano nel tessile, diciamo che un 5% di turnover ogni anno ci dovrebbe essere, quindi di opportunità ce ne sono tante, quindi queste scuole sicuramente danno mi riferisco al suggerimento che ci ha dato la radioascoltatrice, sicuramente danno delle opportunità. Il fatto che per esempio io questi studi di Como non lo conoscessi ci porta al punto precedente: dobbiamo promulgarle, promuoverle di più, anche le stesse scuole verso le aziende devono promuoverle di più. Secondo, non bisogna avere paura di spostarsi dalla propria zona di comfort, cioè da casa, dal paesello, le parole. Esatto. Io 28 anni fa, forse ormai quasi 30 devo dire, ho preso la mia borsa dalla Sicilia, sono venuto su in Piemonte a fare il Politecnico di Torino e devo dire che oggi all'età di 49 anni, tornassi indietro, rifarei le stesse scelte che ho fatto. Sono sicuro che questo mi ha dato delle opportunità in più, quindi la dinamicità, lo spostamento, la flessibilità è importante, perché sono la base per poter avere delle opportunità in più. Oggi rischiare ce ne sono ancora meno, direi, quindi bisogna correre ancora di più. Ingegnere, Francesco, vorrei sentire anche te, perché nella vita fate entrambi manager, quindi ci potete dare una mano, parlate con le persone, con futuri collaboratori, anche costruirsi l'idea che rischiare nella vita
non fare i matti, che è una cosa diversa, ma rischiare su se stessi, investire su se stessi, può essere la moneta decisiva. Sì, è così. No, scusate, prego. No, è così. Rischiare vuol dire in realtà investire su se stessi, non vuol dire giocare alla roulette, evidentemente. Bravo, questo esatto. È chiaro. Vuol dire anche aprire la propria mente a esperienze nuove, andare nel mondo, non andare raminghi nel mondo, come dire, girando con lo zaino, quello è anche piacevole, ma andare nel mondo per un'esperienza professionale, come oggi molte aziende italiane possono offrire l'opportunità di fare, è un'esperienza decisiva per aprire le proprie teste e per avere poi mille altre opportunità di lavoro. Il settore tessile è uno dei settori traino dell'export italiano e quindi contattando questa azienda come altro del settore tessile ci sarà anche l'opportunità di andare fuori. Un ottimo consiglio questo di Del Zio, penso che l'esempio invece della vita personale del nostro ospite insomma la dica lunga rispetto a quanto ha investito sui propri sogni professionali, e questo mi pare evidente. Noi ricordiamo al nostro pubblico l'indirizzo per i vostri curriculum, allora www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Vi aspettiamo, avete sentito, periti tessili, ingegneri tessili vi chiamano domani, ma ovviamente qualcuno ha scritto ma come si deve accontentare, cercate di capire che cosa dice l'ingegnere, dice se non trovo ingegnere tessile che è la mia prima scelta, ovviamente formerò un ingegnere chimico, certo. E sarò felicissimo di farlo, ma è un peccato che l'Italia non formi più ingegneri tessili. Beh, poi attenzione, adesso proprio per spezzare una lancia anche a favore, ricordiamoci sempre che io sono un ingegnere meccanico, quindi voglio dire, anche io mi sono messo lì a imparare, a studiare così un filato, certo. Eccetera. Cioè, quindi lo spazio c'è. Si dissocia lui stesso. Esatto. Allora, ingegnere Antonino Giustiniani, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata.